assistenti sociali, un mediatore, i servizi sociali comunali sono all'opera, affiancando questa operazione coordinata dalla Prefettura di Ancona. Procede tutto bene e ci sono già indicazioni sulla loro collocazione nei posti di accoglienza del sistema nazionale, quindi il SAI, Sistema Accoglienza e Integrazione, e quindi a breve saranno poi accompagnati nelle varie strutture individuate. Quali sono queste strutture? Dove vanno geograficamente? In strutture regionali ed extraregionali, comunque del sistema nazionale che gestisce tutti i posti. Voi sapete che il SAI si basa sulla grande collaborazione degli enti locali, è una rete di comuni che attraverso progetti di accoglienza che presentano ai bandi emanati periodicamente dal Ministero dell'Interno si accreditano per un certo numero di posti di accoglienza. Quindi all'interno di del sistema sono stati reperiti dei posti. Assessore, si sono confermati i 9 e come stanno? Sì, per ora 9, non ci sono particolari problemi. Le nazionalità quali sono? Prevalentemente egiziana. Sono 8 minori egiziani ed un minore nigeriano. Comunque stanno tutti? Sempre dai 15 anni, ma tutte le età non le so perché stanno completando le operazioni ora di registrazione. Comunque non hanno un collegamento di parentela con... Questo non lo sappiamo, questo è un lavoro da fare attraverso questi colloqui appunto che si stanno svolgendo e che continueranno poi nelle varie comunità in cui saranno accolti, perché ovviamente se hanno parenti in Italia insomma sarà compito dei servizi rintracciarli e provvedere per un ricongiungimento. Comunque stanno tutti bene? Sì, provati, ma come credo sia normale immaginare, però